Grazie Presidente, abbiamo valutato questa mozione e diciamo che chiediamo innanzitutto, se, come avevamo chiesto insomma, per le vie brevi, non ufficialmente, una modifica dell'impegno della mozione perché come abbiamo diciamo, sottolineato ci sono alcune inesattezze, innanzitutto a partire appunto dalla previsione della permuta. Della previsione appunto della permuta appunto di questo immobile con Roma Capitale, una permuta che a ben vedere non è mai accaduta, non è mai avvenuta. Quell'immobile di Casa Pound da quella permuta è stato stralciato e sono stati inseriti altri quattro immobili. Tuttavia, visto il grande significato, diciamo, in materia di sgomberi e l'attenzione che questa amministrazione ha sempre posto in materia di riguardo appunto alle occupazioni abusive, noi voteremo, il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà comunque sì, però sottolineando una cosa che appunto non può non essere sottolineata, probabilmente, e noi votiamo sì non perché ci mettiamo in mezzo a questa diatriba tra rossi e neri, una cosa che non ci ha mai toccato e non ci interessa, anzi, se vogliamo sottolineare, già c'è una delibera di Giunta Capitolina in tal senso che ha messo come primo punto lo sgombero di tutte le sedi di partiti che ovviamente eventualmente erano morose o che occupavano impropriamente delle sedi. Tuttavia, preme sottolineare, e quindi voteremo sì comunque. Perché è coerente con le nostre linee, però tocca per sottolineare che appunto così com'è il risolutivo difficilmente potrà essere attuabile e lo dico sinceramente perché appunto ci sono delle inesattezze che non potranno rendere questo indirizzo politico, per quanto appunto condiviso a livello politico, non lo renderanno assolutamente inattuabile. Detto questo, noi invitiamo nuovamente i proponenti a modificare il risolutivo e questo è quanto. Grazie.